Coltivando animo con bellezza e serenità, ci vengono i benvenuti. È la 40ª rievocazione storica. Le chiavine, i tamburi e gli spandinatori del gruppo storico di Aglianico. I rami del borgo di Aglianico e le genti dei ricetti. Il rione Consolata, che quest'anno propone i personaggi della 41ª rievocazione storica. Il rione Consolata. Consolata quest'anno alla festa del Calendimaggio
In riunione consolata propone i personaggi della 41esima rievocazione storica. Eccoli qua, i giovani e le donzelle e i messeri del borgo, in riunione consolata. Il Rione Centro! Ed ecco il Rione Centro, questo cercale di maggio. I giovani del mondo, le madame e i messeri, del Rione Centro! Il Rione Centro, il Rione che doveva ospitarci nella stupenda piazza dell'omaggio, oggi purtroppo non è stato possibile, il tempo ha vinto e quindi siamo qua nel salone di Casa Gilda. Ricordo questa sera qui in questo stesso salone si potrà mangiare a partire dalle ore 19:30. Il Rione Carmine! Il Rione Carmine! I colori blu e rosso! Per il Rione Carmine, il Carmine al calendinaggio, ogni Madonna del Rione Carmine. E dopo il Rione Carmine, il Rione San Rocco! Ed ecco il Rione San Rocco. Bravo Mauro! Il Rione San Rocco, qui in quest'oggi al calendario di maggio. Bravo Mauro! Anche di là c'è posto. C'è posto anche di là. Andiamo qualcuno anche di là, fianco i tamburi, fianco i tamburi! San Rocco, fianco i tamburi! Solo per me! Ah, la televisione non c'era, quel film. Ho visto. Però c'è giusto. Dagli saluti della comunità di Oglianico. Anno del Signore 1352. Nel nome del Signore e della Beata Vergine Maria, della Beata Caterina e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e del Beato Cassiano, patrono dell'infascritto loco e della stessa comunità. Ad ogni comunità è concesso di stabilire il proprio diritto e di formare statuti, di rifarli secondo il diritto di quel luogo. Perciò il luogo di Oglianico,
la comunità e gli uomini che sono soggetti all'illustre e magnifico principe e signore Amedeo, conte di Savoia, fecero statuti e proposero di farli con valore generale. C'è già un uomo, lo ginocchio! Pertanto stabilirono ed ordinarono che la credenza del detto luogo e la riunione di coloro che abitano la vicinanza siano radunati al suono della campana e per la voce dei banditori e siano eletti ed incaricati i credenzieri e di più o meno a volontà delle assemblee e siano eletti anche gli altri ufficiali, i manderi, i campari e gli estimatori che siano tenuti a giurare ed esercitare bene il loro compito. Sono eletti manderi! Messer Livio De Matteis e Messer Filippo Leone e il Medici del Mondo. Che i banderi nello stesso luogo possono citare e portare precetti e fare altre cose riguardanti il loro mandato per conto e comando del console, perché negli affari che riguardano il comune sia tenuto ad obbedire ad essi e dalle loro relazioni scritte. Il manderio abbia 3 denari per ogni azione fatta nel luogo di Oglianico e per ogni grida fatta nell'incarico del console o della credenza abbia 4 denari. Se avrà detto il falso durante lo svolgimento del suo ufficio dovrà pagare 25 lire imperiali di multa e se non potrà pagarle sia punito con una pena corporale. Secondo la legge appaia diversamente. Detto Camparo è tenuto, dopo aver visto il fatto, a fare un'accusa specifica entro 3 giorni dall'avvenimento, altrimenti l'accusa sarà nulla. Lo stesso sarà condannato ad una pena e da pagare un risarcimento se l'accusa non è stata provata. Thank you.
è eletto estimatore. Messer Giuseppe Borgaro. Pertanto stabilirono ed ordinarono che gli estimatori del detto luogo debbano stimare bene, secondo buona fede, in base a giuramento, i danni ed i pagamenti in natura e in conto denaro. Come retribuzione loro per quanto stimato, se il valore della stima non supera la lira, abbiano 13 denari. Se sopra una lira e per ogni lira in più, abbiano un soldo. Sta arrivando da Rivarolo, è un po' in ritardo per il maltempo. Esibizione dei musici, prego. Ci siamo, è arrivato da Rivarolo, quest'oggi è il calendario di maggio, il primo giorno della 41esima rievocazione storica, il Castellano di Rivarolo! Viva Castellano di Rivarolo!
che il castellano di Rivarolo che ci sarà al momento sia tenuto a rendere giustizia e diritto come consuetudine nel detto luogo di Oglianico e debba giurare di osservare e rispettare gli statuti, gli ordini e le buone usanze dello stesso luogo, purché queste non siano contro la dominazione e i diritti del detto nostro signore Conte di Savoia, e sia tenuto anche ad espellere da Oglianico gli eretici. Possa egli sempre venire in Oglianico per amministrare la giustizia e non mai per sottoporre a giudizio il borgo per essere venuti meno alla fedeltà verso i signori Conti di Savoia. Sono eletti tre pensieri. Messer Alessandro Romagna, Messer Luca Crini, Messer Celestino Romagna, Messer Andrea Atta, Messer Cristian Artesi. La credenza in questa 41esima rievocazione storica. Pertanto stabilirono ed ordinarono che la credenza del detto luogo possa fare statuti, riformarli ed emanare ordini con imposizioni di pene, purché tutto ciò non sia contrario alla dominazione e ai diritti del detto signore Conte di Savoia, i quali statuti e norme così fatte dovranno essere osservati senza che nessuno violi la volontà della credenza sopra descritta. Inoltre stabiliscono ed ordinano che dei credenzieri uno sia eletto console, poi questo console, gli altri ufficiali ed i credenzieri così stabiliti permangono in carica per un anno e così successivamente siano costituiti e siano designati i nuovi ufficiali, consoli e credenzieri di anno in anno. Un consolo! Per tutti i problemi che sono necessari nel luogo consueto al suono della campana e per chiamata del banditore, possa inoltre imporre pene fino a 10 soldi imperiali ed abbia la possibilità di conoscere i danni dati in ogni possedimento e in ogni bene immobile dei detti uomini di Oglianico. Viva il console del borgo di Oglianico! Viva la 41esima rievocazione storica! Viva! Viva! Viva!
organizzato la cena d'auspicio. Quelli che avranno la loro taverna all'interno dei ricetti, sperando nel bel tempo. A voi, per il suo gran cerimoniale, la Badia dei Compagni! Vogliamo invece qui Boba, avanti, Elena, Daniele,
Giacomo, questi sono i nuovi dei cinque di quest'anno, un applauso! Tenete alto un grande nome che io 40 anni fa ho avuto l'onore di far parte, perché quest'anno sono i 40 anni del gruppo Tamburi della Rievocazione Storica! Guardi ragazzi, senza di voi non c'è rievocazione. Neanderthal all'Homo sapiens. Ciro, adesso ci ricomponiamo. Vi ricordo che la proprio dei compagni in qualsiasi situazione meteorologica dopo questa cerimonia andrà a fare quella della posa del maggio, quindi uscendo di qua dopo questa cerimonia la Badia di Compagna andrà a posare il maggio in piazza dell'Omaggio. Allora io vi ricordo che questa sera alle 19.30 aprirà la locanda qui a Casa Gilda, quindi ore 19.30 la locanda apre i battenti, rimettiamo tutto a posto. Adesso non si può fare le rondine attraverso i rioni perché chiaramente le condizioni atmosferiche sono avverse, ma invitiamo ogni rione a porgere l'omaggio ai consoli e castellani di Rivarolo e ai loro gentili consorti. Iniziamo dal rione Carmine. Madonne e messeri, messer console e messer castellano, gentilissime madonne, come fossimo innanzi alla Nostra Signora del Carmelo, Maria Santissima, che ci aiuti in questi giorni di festa e che ci porti il sole e un'allegra convivialità. Facciamo finta di essere giunti al rione Carmine. Un po' più piano. Faccio anche senza. Un caloroso benvenuto a voi di San Rocco, della Consolata del Centro. Il nostro rione è lieto ed onorato della vostra presenza in questo giorno di calendi maggio. La 41esima rievocazione storica oggi festeggia voi, nostro console Messer Bernardo e Madonna Luisa. Siamo lieti della vostra presenza, Messer Edoardo, castellano di Malgrà, e voi, Madonna Loredana. A voi, uomini da bene della Consolata, auguriamo che questo calendi maggio sia il miglior viatico per un anno di buon governo nel nostro borgo. Noi cercheremo di essere paesani degni del vostro mandato, sempre pronti a festeggiare ogni volta che lo vorrete. E la coppa dell'amicizia, che non è qua, ma troverete il paiolo con la sangria all'esterno, vi attende per brindare a voi e al calendi maggio. Che il nostro vino possa rinfrancare il vostro spirito e quello di tutti i convenuti al nostro borgo. Ed ora i nostri omaggi, la coppa dell'amicizia e la poesia dell'abbondanza. Viva il console Taglianico! Viva, viva, viva! Viva il castellano di Rivarolo! Viva, viva, viva!
ed ora ad omaggiare i nostri personaggi di questa 41esima rievocazione storica, il Rione San Rocco. Messer Console, Messer Castellano, ecco i nostri umili doni del nostro territorio fatti col cuore in questo giorno stupendo che vi accoglie nel nostro Rione San Rocco. Quindi auguri e felicità di cuore a tutti. Grazie. E donna Loredana, console Bernardo e donna Luisa, anche il Rione Consolata, il vostro Rione vi vuole festeggiare. Le genti della Consolata vi accolgono con gioia e sono felicissimi che voi siate i personaggi della 41esima rievocazione storica. Salutiamo anche i Rionani del Carmine, del Centro, del San Rocco. Salutiamo tutte le genti più presenti e vi offriamo i nostri dolci e sentiti omaggi, sperando che siano di buon auspicio per la riuscita della 41esima rievocazione storica. Eccoli, la tuffetta della brocca, il simbolo del nostro Rione. E perché questa giornata uggiosa non adombri gli animi, la Consolata offre alle genti tutti il vino che sgorga dalla magica fontana. Nella speranza che torni il sole e che risplenda in questa 41esima rievocazione storica. Ci sarà anche qualcos'altro da bere al termine di questa manifestazione, offerto dal Rione Consolata. Viva l'Unione Consolata, viva il Console, viva il Castellano, viva il nostro gentil signore dell'Unione Consolata. E terminiamo il giro attraverso i quattro rioni offrendo i regali, i doni dal Rione Centro. Messer Castellano, siamo molto onorati di offrire i nostri doni, delle ceste che come vedete sono piene di fiori, ma speriamo che in questi giorni siamo sicuri che si riempiranno della gioia, dell'allegria e della voglia di stare insieme, di tutti noi con voi. Certo, avremmo preferito accogliervi nella nostra piazza dell'omaggio, alla nostra roba della nostra torre e nel nostro ricetto che si sono tirati a lucido in questi momenti, quindi erano pronti ad accoglierci. Diciamo che si stanno lavando per bene, okay? Anche se l'avremmo fatto volentieri a meglio. Ancora vogliate però, e so, in un momento di festa e di allegria, vogliete un minuto, e so, soprattutto lei, nostro console, ha passato tanti momenti insieme e avevamo una persona che ci ha lasciato poco tempo fa, che era una grande amica della rievocazione, ma soprattutto era una del centro, era arrivata del centro, usciva con noi, è stata con noi a partecipare a numerose feste, ci ha fatto fare delle bellissime cene nelle strade di Ricetti in questi anni. Permetteteci un momento di raccoglimento e un grande grazie a Madonna Franca.
grazie mille di cuore a tutti, e come credo avrebbe voluto anche lei, e come hanno voluto, come vorrebbero tutti quelli che ci hanno insegnato a vivere questa rivoluzione del corso degli anni. Viva Savoia e Populus! Viva, viva, viva! Viva Savoia e Populus! Viva, viva, viva! Viva Savoia e Populus! Viva, viva, viva! A completamento di quanto ha detto Vincenzo, però, e a volte siamo un po' di meno, e quindi voglio approfittarne oggi, oltre a Madonna Franca abbiamo tanta gente che portiamo nel nostro cuore in questi giorni qua. Ne abbiamo veramente tanti, non dico i nomi, ma sono carissimi e ci hanno insegnato a fare questa lezione, e li voglio ricordare tutti oggi. Per loro un applauso, grazie mille. Insieme al nostro gruppo di tamburi e chiarine, orgoglio della nostra rievocazione, sono le nostre bandiere, che non dico come li salutano loro, ma io li saluto in un altro modo. Grazie ragazzi, e avanti a voi, un applauso! Sotto al tendone di casa Gilda, prima di assaggiare tutte le cose buone della consolata, procediamo con il proclama del console, poi appunto dopo il banchetto la bandiera di compagni andrà a posare il maggio. Vi ricordo, come già detto prima, che la locanda aprirà i battenti alle ore 19:30, quindi qua allestiremo tutti i tavoli e alle 19:30 siete tutti invitati a venire qui a casa Gilda. Messer console, a lei. Noi, console del borgo di Oglianico, per facoltà secondo degli statuti concessi dalla comunità ai uomini del borgo, con l'approvazione illustre castellano nostro di Rivarolo sedente, e ciò espressamente legato dal nostro signore e signor Conte di Savoia, che Dio ci conservi a lungo, il quale è benevolmente propenso che il nostro popolo gioisca. Noi, a nome degli uomini della comunità di Oglianico, procediamo alla posa del maggio e che l'annata sia prospera e abbondante. Dichiaro indi aperte le feste delle Idi di maggio. Viva Savoia e popoli! Viva! Rievocazione storica. Viva, viva, viva! Viva Savoia e il popolo! Viva, viva, viva! Viva la 41!
quindicesima rievocazione storica. Viva, viva, viva.